Ora sei parliamo di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ci sono delle novità nel trono over. Non sono belle novità, ve lo dico subito. Diciamo che però su due percorsi separati. Ovviamente ci siamo lasciati col fatto che lei ha detto a lui di smettere di fare l'indeciso e lui ha replicato che in pratica non ha gradito il suo comportamento e si aspettava altro. Ida Platano e Giacomo Urtis, mentre con Riccardo Guarnieri. Ida Platano e Giacomo Urtis. Fatto sta che Ida Platano questa settimana è stata ospite dal famoso chirurgo delle star, ossia Giacomo Urtis. Ida è stata molto corretta e non ha nascosto nulla, dicendo chiaro e tondo che all'inizio ero un po' spaventata, ma lui e tutto il suo team sono riusciti fin da subito a mettermi a mio agio. E continua raccontando che mi sono rilassata e divertita allo stesso tempo. Aggiungendo che hanno effettuato sul mio viso un trattamento multivitaminico contenente anche collagene che agisce sui segni dell'età ed elasticizza la pelle, 0% dolore, 100% relax. Purtroppo sotto queste dichiarazioni ho letto anche affermazioni che vi tralascio, che è meglio. Purtroppo i programmi di Uomini e Donne e di Maria De Filippi sono momentaneamente finiti, le haters quindi non hanno nulla da fare. Ma c'è stato anche un botta e risposta fra il corteggiatore Armando e Riccardo Guarnieri che non fa presagire nulla di buono. Dice infatti Armando: i panni sporchi si lavano in famiglia. La risposta di Riccardo Guarnieri non si è fatta attendere e infatti dice: è vero che i panni sporchi si lavano in casa, ma durante la tua permanenza non hai fatto altro che rilavare quelli degli altri pur di far parlare un po' di te, dato che eri sempre privo di contenuti. Poche parole a buon intenditore. Giusto due cose: secondo me Ida è bellissima e non aveva bisogno del ritocchino, ma insomma siamo donne, se ha voluto farselo va bene così e non per questo deve essere criticata. Seconda cosa, mi auguro che dal prossimo anno a Uomini e Donne non rivedremo il solito avanti e indietro.